Ciao a tutti, sono Killdreams, eccoci qua con un nuovo video. Qua stiamo giocando a The Hidden Search e come potete notare questo è un commentary, non è un live. E volevo dirvi che The Hidden Search è un gioco molto bello e soprattutto è gratis, è una mod di Half-Life che si può trovare se cercate su Google. È un gioco che adesso sta prendendo tante, diciamo, tanto interesse da parte del pubblico di YouTube, visto che tanti personaggi famosi lo stanno giocando. E infatti adesso faremo tanti video su questo bellissimo gioco. Intanto non so se potete notare una qualità maggiore dell'audio, perché abbiamo comprato una nuova camera con il microfono incorporato che dovrebbe registrare, almeno spero, in una qualità maggiore. Comunque, di cosa volevo parlare? Volevo parlare del futuro di questo canale. Allora, ragazzi, io spero che questo canale arriverà ad avere, diciamo, almeno una popolarità media. Non penso che arriverà mai ad essere un canale grande come, che ne so, tutti i personaggi famosi della community italiana, però comunque cioè, le speranze ce le ho ancora. E quindi spero che con i prossimi video che faremo, che dovrebbero essere molto interessanti, soprattutto per quelli che amano Modern Warfare oppure Battlefield, perché ragazzi, noi vogliamo registrare anche dei video sulla Play. Noi adesso stiamo un po' organizzando un po' di novità, che però non vi possiamo dire esattamente quando succederanno, quando arriveranno, però comunque diciamo che saranno nel futuro prossimo. Futuro prossimo, non so se è giusto. Comunque, ci saranno video di giochi sulla Play che posso già citare, tipo Modern Warfare 3 e Battlefield 3. Poi successivamente abbiamo pensato di provare Team Fortress 2, che è un altro gioco free to play che si può trovare su Steam, che ve lo posso consigliare. E faremo un po' di video su quello, dove giocheremo insieme a tanti amici, e quindi sarà una cosa molto divertente. Comunque, diciamo che per adesso dobbiamo organizzarci ancora con i costi per comprare qualcosa tipo un apparecchio per registrare quello che vediamo sulla TV quando giochiamo sulla Play. Quindi, da quello che abbiamo sentito dai nostri, diciamo, amici, ci sono anche degli apparecchi che non costano tanto, tipo 12 euro. Comunque, quindi che possiamo permettercelo. E quindi ci saranno molte novità. Cosa posso dire ancora? Ah, vi spiego innanzitutto il gioco. Allora, The Hidden Search è diciamo, un gioco in cui ci sono la squadra SWAT e questo esperimento, un uomo che in pratica è quasi invisibile, non del 100%. E in pratica questa squadra SWAT deve eliminare il soggetto che è impazzito, che infatti potete vedere sono io, e adesso sto lanciando una bottiglia che esplode e fa tanto danno ai nemici. E diciamo che la squadra sotto ha tante armi e poi ha delle munizioni, ha dei macchinari molto avanzati come tecnologia, e quindi non è un lavoro facile né per il Hidden né per la squadra SWAT. Comunque il Hidden, diciamo, è un po' più avvantaggiato, visto che è quasi invisibile, e poi c'ha, non su tutti i server, però c'ha il Pig Stick, che sarebbe un instant kill, che però è un po' difficile da fare certe volte, bisogna posizionarsi molto bene. E quindi è un gioco molto bello, lo consiglio a tutti. Si diverte tanto giocando con gli amici, soprattutto
soprattutto per tutte le urla, soprattutto quando, per esempio, potete ammazzare qualcuno e poi appenderlo al muro, qualcosa del genere. Tanto di cretinate se ne inventa sempre. E quindi poi potete vedere come quando giocate il Hidden, potete vedere i nemici attraverso il muro. E quindi è una cosa che vi aiuta moltissimo. Potete fare i salti molto alti, vi potete attaccare anche i muri. E poi avete solo 3 granate, 3 bottiglie che potete lanciare. La vita, diciamo che dipende dall'arma che usa la squadra SWAT. Per esempio, quelli che usano il shotgun, che sarebbe il fucile a pompa, fanno tanto danno da vicino, però da lontani no. Quindi bisogna sempre essere attenti a quello. Boh, e comunque diciamo che questo è tutto di questo gioco.